più divertente. Vuoi vedere? Cosa c'è? Ah, vuoi fare dal basso verso? Ah, è già partito. Ciao ragazzi, buon anno! Auguri! Buon anno! Evviva! È passato un sacco di tempo, cioè una settimana, ma in realtà per noi è passato praticamente qualche secondo, perché è una registrazione unica col prossimamente scorso. Però siamo nel passato, ma in realtà siamo nel futuro. Il primo gennaio 2018, nuovo anno, nuovi propositi. Quest'anno sarà bellissimo, esattamente come l'inizio dell'anno scorso, poi si risulterà una merda. No, ogni anno uno fa così. Sì, quello è vero. Tra l'altro questi saranno i due prossimamente meno visti della storia del canale, perché quello scorso è uscito il 25 dicembre e questo esce il 1 gennaio. Cioè proprio sono i prossimamente delle persone sole, cioè le persone sole che a Natale, a Capodanno, per esempio a Capodanno tutti gli hanno chiesto cosa fai a Capodanno, loro hanno voluto fare la solita gag che hanno visto su internet e dire ah, una domanda che non si fa, e poi si sono trovati a Capodanno da soli. Esatto. E guarda il nostro prossimamente alle 14, ragazzi, e buon anno, speriamo che il 2018 sia meglio del 2017 per voi. Ma in realtà probabilmente non lo sarà, ma neanche per noi, è sempre così, ogni anno uno ci spera. Ma anche in questo prossimamente abbiamo la regia di Valerio Di Vitetto, vedo che ti muovevi, hai qualcosa da dire, credo, Vale. Trailer. Noi non lo sappiamo, ma probabilmente a quest'ora potremmo e dovremmo essere a 2 milioni di iscritti. Beh, così ce lo stai buffando. Eh no, ma in teoria sì, secondo le statistiche dell'ultimo mese gli iscritti erano quelli. Quindi grazie per i 2 milioni di iscritti. Faremo uno speciale che uscirà a breve, ragazzi, ma non vi diremo più che ridi. No, perché è una figura di merda. Se no, ma sono certo. Siamo... Allora, no, Alessio è certo, scusa, io spero, grazie nel caso. Andando guardando le analytics, la settimana prima dell'uscita del video di Chris Brave stavamo facendo 1100 così di media. Però questa settimana qui tieni conto che la gente è a Natale, usa meno internet, sono i best off, anche abbassando, Quanti giorni sono da oggi? Scusa, da quando, da oggi, che è il 20, per noi oggi ragazzi non è il primo 22. Gennaio, oggi è il 22, passa la bellezza di più di 12 giorni. 11 giorni, vuol dire che dobbiamo fare 1000 iscritti al giorno, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ah, sì. Grazie ragazzi, scusate se ho dubitato di voi. Mamma mia. Ora adesso magari siamo 1,5 milioni, c'è una baga su YouTube. Siamo 2 milioni ragazzi, parte benissimo per muovere quest'anno. Sì, e allora diamoci già, allora partiamo con una cosa, io vorrei fare questo, volevo fare il video prima, poi ho pensato che era meglio farlo in questo. Ripercorriamo l'anno trascorso insieme nel 2017, come su Facebook. Sì. Quando... infatti, allora partiamo, gennaio. C'è anche Valero che ci può dare una mano. Ah, gennaio! Cosa stavamo facendo a gennaio? Io mi ricordo. Prank in the City. Mi ricordo. No. Prank in the City. Cioè... stavamo facendo le riprese di Prank in the City, programma che andate in onda su MTV, che probabilmente nessuno di voi ha guardato. Questa cosa... quelli che hanno Sky spero di sì. Sì, speriamo. Sicuramente più persone di quelle che hanno visto Social Hub. Però nel senso anche questo fa ridere. No, il gioco potremmo perfezionarlo. Ogni mese, riassunto, ognuno di noi dice una parola e riassume il mese. Una parola? Sì. Cioè, ma sì, però non presto, cioè no, gennaio. No, su quello che è successo a noi. Tipo, per esempio, gennaio potrebbe essere miti. Febbraio. Messi in onda di miti. No, vabbè, ma quello è pensare qualche tasso, no? Successo a febbraio. Allora, abbiamo deciso come funzionerà questo gioco. Scorriamo il calendario, così ci dà una mano, e ognuno di noi per ogni mese dice una parola a turno che racchiude il mese, e poi si ride, ci si diverte su questa cosa. Gennaio lo togliamo perché abbiamo miti, ok. Febbraio è tuo? Vai. Febbraio, devo andare su febbraio. Febbraio. Ah! Roditore. Ce l'ho, grazie al calendario, Valerio tu ce l'hai, se ce l'avete nei commenti. L'incredibile servizio sulle nutre che abbiamo fatto per Nemo. Ah, mi sembra 6 anni fa quella roba lì. Febbraio. Vado, vai tu con marzo, Vale. Ma tu non hai il calendario davanti, no. Vediamo se sei bravo. Marzo. Pazzerello, ma non mi viene in mente nient'altro. Sei stato bravo perché a marzo è successa una bella. Oh, sì, bella. C'è sempre Nemo e Prank in the City. Lo schiaffone a Palermo. Ah, è vero. Schiaffo, allora. Schiaffo. Le 5 dita che mi sono beccato sulla faccia da un palermitano, sempre per la trasmissione Prank in the City di Sky. Poi. Vado io con aprile. Arancione. La parola di aprile, ragazzi. Ma non penso si possa dire in questo.
Tu intendi il video più divertente di sempre sui social. Allora, maggio. Sono due parole chiave. Una è: ci fermate sempre esclusivamente per dirci la stessa cosa che va in onda su Fox. È vero, ogni volta ci chiediamo, ma cacchio lavoro, tutti l'hanno visto, perché tutti pensavano fosse il trailer della nostra trasmissione su Fox Life. Invece no, era una cosa una tantum. Cioè mi state dicendo che tutte le vostre vere trasmissioni non le vedono, il promo di rete di Fox Life è andato alla grande. No, ma in tantissimi, tu vedi quante persone, ma su Fox è la cronologia, perché su Fox Life abbiamo fatto il video che abbiamo chiamato su YouTube, quello di dove sbirciavamo la cronologia delle ragazze. Abbiamo fatto una versione per loro e niente, impazziti tutti quanti. Poi lo stesso mese, però due, ma la parola la sai qual è? Protezione. No. Lori lo usa. Maggio è Lori lo usa. La collaborazione con Durex che abbiamo fatto, che è tutto un sacco. Che anche lì in metropolitana mi si avvicina un ragazzo e fa: ma tu sei quello dei preservativi? Cioè sono le due cose che ci hanno identificato per quest'anno. Per quel mese dei profilattici. Beh, giugno comunque niente di che, estate, iniziano le cose. E a giugno abbiamo girato il video più bello dell'anno, quello che è andato meglio, le 50 cose da non fare, che a calendario era segnato come 100 cose da non fare, perché noi siamo, come dire, un po' napoleonici sempre, poi dopo dobbiamo venire a parte. Poi è andata dopo? Sì, anzi, non dopo, però questo era... Beh, luglio direi sudore, perché c'è la caldo, io... La valia è la parola per luglio. Oh. Eroina! Eroina! Cavaliero è iniziato con l'eroina. No. No, perché c'era questa canzone, tra l'altro che era del 2016, sì, che abbiamo scoperto con Valerio. L'abbiamo portata con noi in giro per l'Europa. L'abbiamo scoperta a Milano, in un locale marocchino, e l'abbiamo portata a Barcellona, ragazzi, quando abbiamo girato. Detto così, ho scoperto l'eroina in un locale marocchino, l'abbiamo portata a Barcellona. Quanti reati ci sono in questa frase? Meno male che ho detto io Valerio, perché così io sono al di fuori di tutto ciò. Barcellona comunque, Barcellona, lì abbiamo lasciato il nostro cuore. Abbiamo fatto il video di le donne guardano in mezzo alle gambe a Barcellona. Abbiamo lasciato il nostro cuore e anche tutti i nostri documenti che abbiamo perso quel giorno lì. Però questa è un'altra storia che magari un giorno vi racconteremo, chissà. Agosto niente, era in vacanza. Era in vacanza. Ah no, agosto avevamo... Stavo dicendo social house, ma in realtà... Invece a settembre, a quel punto, io non direi social house, direi Mr. G. Cioè, Mr. G, perché un po' tutti avete capito. Mr. G. Dovete sapere che era stata fatta una sigla per Mr. G, per il suo canale, evidentemente gli ha fatto schifo, non l'ha mai usata, però è Mr. G. Mi ricordate tutto il retroscena di questa... di questa fantastica cosa. Ottobre, cosa c'è sotto? A ottobre abbiamo presentato all'Arena di Milano l'evento Sun, il nostro primo evento presentato su live, circa 7-8 secondi di palco. Abbiamo fatto il pre-show. Abbiamo introdotto la band di Cattelan, cioè voglio dire gli Street Clerk. Memoria ancora grande. Comunque è incredibile che tutti i tuoi ricordi sono legati ai brand. Ci sto pensando anch'io. Mi piacciono i brand. C'è una Coca-Cola a zero, ragazzi. Perché ce l'hai in calendario, no? Invece io ottobre lo ricorderò per un semplice motivo. Il takeover dei profili Fanta. No. Ah, non lo sapevi, ma state festeggiando. Sì, stanno. Cioè, stanno tutti festeggiando. Guarda. E noi lavoriamo, cioè. No, ottobre ce l'ho. Ottobre. Le 50 cose. Ah, minchia, è uscito. È uscito il video che ha fatto più visual in meno tempo del nostro canale, cioè una cosa straordinaria. In 24 ore ha fatto veramente un casino, mi è piaciuto un sacco e faremo il secondo episodio, che saranno altre 50 cose da non fare. Novembre, ragazzi, vi dico, ve lo riassumo, sacchetto di bignè trasparenti. Questo è novembre. Altro ricordo collegato al brand. Questa è la... Perché noi, quando lavoriamo con i brand, come ve ne siete accorti, ragazzi, diamo il meglio di noi.
Quindi se sei un brand o hai un brand, lavora con noi perché ci sproni a fare meglio e ad accontentare il nostro pubblico, ragazzi. Quindi proposito per il 2018, un sacco di videoclip di brand. Se hai una salumeria di quartiere e non sai come promuoverla, detto, cioè ti facciamo un video che va a bombazza, fighissimo, dove non stravolgiamo il nostro format, inseriamo in maniera intelligente quello che tu vuoi comunicare a chi ci segue e siamo tutti felici, ragazzi. Dico solo best in class benchmark, non so cosa voglia dire, ma ce l'hanno detto, ragazzi. Sempre capito, vabbè, sempre, ragazzi. Dicembre Chris Brave. Chris Brave, giusto. Chris Brave, Fedez, Ferragni, cioè nel senso, grazie a noi, ora Fedez segue Chris Brave, ragazzi. E si incontreranno forse, non lo so, così ha detto. Speriamo. Speriamo, ragazzi, va bene, niente. Chi è che ha quella voce brutta che fa, che anticipa le 50 cose da non fare, tutte le, i cartelli? Ah, io se posso vorrei non regalare un'emozione. Che vorrei salutare, poi rispondo a questa domanda, una persona che collabora con noi, che è molto umile e non ci tiene ad apparire, cioè almeno vuole far finta di essere uno che non vuole apparire, ma in realtà ha un sacco di torcettine per essere nominato e forse seguito su Instagram. Quindi rispondo alla domanda, eri tu Valerio? Ero io quello che fa quella vocina lì, quindi seguite Valerio su Instagram. Ma non me ne ciao racconto. Da Valerio. Così non è insultato, vuol dire Valerio. Ma sai quando mi è piaciuto Valerio? No. Invece nei doppiaggi, nel voice over, mi è piaciuto molto quando hai fatto i cartelli del film di Chris Brave. Lì è venuta fuori la vera voce, la vera bravura. Lì sei stato bravo, negli altri facevi un po'. Molto bravo. Comunque abbiamo fatto un mediometraggio, credo. Sì. Però è il primo prossimamente dell'anno, era giusto così. Cioè adesso dovremmo anche dire i nostri buoni propositi, ma forse magari una cosa veloce a testa. Poi così alla fine dell'anno vediamo se abbiamo. E io non so, non ce l'ho, non lo so, cominciate voi che devo pensare. Io riuscire a nervosirmi di meno durante l'arco dell'anno. È Mission Impossible, metto qui. Sai come c'è sempre dimagrire, esatto, la fa mai, esatto. Metto, sai già nervosire, adesso già che. Vale. Ma non lo so, dai, voglio serenità, felicità, per me e per chi mi conosce. Che buon visto... proposito è, questo è un augurio, cioè. Cazzo volete, cioè. Questa è una cosa su di te. Su di me, io, vabbè, boh, la tartaruga, dai, che non ho, al momento non ho. Questo è un miracolo. Cioè, non so. Allora, non lo so, buoni propositi, essere più. Più conciso, più conciso. Ma non lo so, ma ragazzi, ma va bene, cioè va bene così, ragazzi. Boh, aspettate, no, voglio dare un buon proposito vero. Fa schifo, però quando sono questo. Reinventarsi. Cosa? In generale l'elettricità. No, in generale, cioè, riuscire anche sul canale, anche nella vita, ma sul canale, a stupirvi, ragazzi, a proporre qualcosa di nuovo. Perché sono qua, cioè, siamo vecchi onestamente online ormai, sono le persone sono sparite dopo 2 anni, noi ce la stiamo resistendo da 4 anni, quest'anno sarà l'anno della svolta. O svoltiamo in un burrone e spariamo per sempre, o magari riusciamo a fare qualcosa. Arriviamo a 3 milioni di iscritti, questo sarebbe un bel. Comunque stavo guardando se settimana scorsa un po' i dati. Noi siamo arrivati a 1 milione di iscritti a febbraio 2000, l'anno scorso. Sì. Ah sì, praticamente. O 2 anni fa. Due anni fa. In 2 anni abbiamo fatto, in meno di 2 anni, abbiamo fatto 1 milione di iscritti. Quindi quest'anno. Però ci abbiamo messo di più a fare il secondo milione che a fare il primo. Beh, c'è le sì, perché è più. Andata un po' più. Normale. Il tuo buon proposito? Ma non lo so, essere più veloce nel mio lavoro, essere più. Cioè, che propositi hai? Ma ragazzi, ma cioè, che propositi si possono avere quando ormai nel 2018 compi 30 anni? Io l'ho cambiato nel frattempo, ragazzi, scusate. Ormai che ti volevi diventare. Riuscire a fare la differenza, questo è il mio buon proposito. Io riuscire a fare la differenziata. No, io non ce la fa. Ma io ce la faccio tanto che. Cioè, plastica e carta. L'umido faccio davvero. Il secco faccio davvero. Cos'è il secco? Vedi, tipo il fazzoletto utilizzato per spersi il naso, quello è il secco. Cioè, adesso non per tornare ai brand, però abbiamo fatto anche un video con della cosa. E io forse sono. Eh no, io sbaglio, sai cosa? Mi rompo i coglioni a fare un altro sacchetto per il fazzoletto soffiato. Cioè, io devo mettere la carta solo per il. Ah, no, questo non lo faccio. Io il sacchetto soffiato lo metto nell'umido. Eh no, l'umido è lo scarto di cibo. Però è peggio metterlo nella carta, perché così magari è riciclato. No, comunque si secca dopo un po' dopo il. Cioè poi io i miei fogli riciclati trovo sì. Comunque, cioè non ho capito. No, ecco, uno dei miei altri progetti è riuscire a fare il sacchetto del secco. Vabbè, il mio era una cosa tipo
fare la differenza, nel senso che adesso sull'onda del video con Chris, che è servito a qualcosa, visto che abbiamo un po' di potere, ragazzi, ce l'abbiamo, nel senso, queste 2 milioni di persone, promessa, nel 2018 lanceremo più messaggi interessanti dal canale. Nel 2017 ne abbiamo fatti pochi di video. No, ma che ne abbiamo fatti un po'. Ne abbiamo fatto almeno Chris, due, quello sulla questione della Banca Intesa. Sì, due. No, abbiamo fatti di più, adesso ve li trovo immediatamente. No, abbiamo fatti almeno 4. Comunque ho un buon proposito per l'anno prossimo. Vai, vai. Allora Isa, questa è la... Ma bimbi tutta. Tutta bimbata. Allora. Cyber. Hai detto una cosa orribile, Valerio. Io spero che Isabella, tra l'altro, che non è qui con noi, perché no, è in Puglia. Chiamiamola in privato. No, allora Isa, non la bimbi tutta, devi lasciare la prima sillaba, deve venire scari. Perché sennò... Allora, se volete sapere cosa ha detto Valerio, c'è il nostro Patreon, ragazzi, venite con un cazzo. Ah, cominciamo il 2018 con la pizza. Magliette. Le magliette, allora, siamo stati truffati per queste benedette magliette. Arriveranno le magliette per le persone che hanno. Ormai non ci credono più, ragazzi. C'è poco da fare, ma fanno bene a non crederci, a prenderci questo. È stata una truffa. Arriverà a Striscia la Notizia, dirci su Alessandro. Quanto. Ok, di cosa stavamo parlando? Non ce lo ricordiamo, che se non scusa. Siamo persi un po' parlando d'altro. Però commentate con i vostri buoni propositi, così. Comunque, la settimana prossima ricomincio i video, quelli veri. Ed è molto bello il video che abbiamo girato. È un bijou, ragazzi. Possiamo dare. Spoilerino? Propositi. Ma non uscirà quello. Ah, scusate, allora, speciale. Esatto. Dai, uscirà lo speciale. Foto. Cioè, così, perché se c'è una speciale pensavo al dolore fisico. Comunque, no. Scrivete i buoni propositi, perché sapete cosa faremo? Nell'ultimo video del 2018 torneremo nei commenti di questo video, prenderemo i buoni propositi migliori, cercheremo le persone che li hanno scritti e andremo a verificare se hanno mantenuto le loro promesse. Non ti ricordi quello che hai detto 5 minuti fa? Ti ricorderai di... Voi, ragazzi, è un buono propósito questo. Siete ambiziosi, ragazzi, non credete nelle ambizioni del Minecraft. Vabbè. Buon Natale. Buon 2018. Chissà cosa faremo quest'anno. Schifo. Come sempre. Oppure no. No. Dai, basta. Questa non sarà bippata. Poi vediamo. Credo di no.